Torniamo in studio per la seconda parte di Mondo Futsal, l'avevamo anticipato, una seconda parte da dedicare alla Serie D, ai due raggruppamenti, ormai in dirittura d'arrivo anche questo campionato. Tra l'altro abbiamo Fabrizio Criscuoli del Real Latina pronto a raccontarci le ultime emozioni vissute in campo e le prossime da vivere anche nell'ultimo turno di campionato. Prima però apriamo nuovamente una parentesi sulla categoria di C2 perché c'è l'approfondimento da parte della redazione del Sud Pontino. Linea alla regia. Siamo al campionato di Serie C2 che si era concluso la settimana precedente, ma che continua per alcune squadre della nostra zona, come ad esempio la Gymnastic Studio e l'Atletico Virtus Scauli, visto che queste due compagini si sono qualificate per i playoff, quindi stanno avendo l'ulteriore possibilità di accedere alla Serie C1. È andata molto bene per la Gymnastic Studio, che si è aggiudicato il match casalingo contro il Città di Paliano con il punteggio di 5-2. Le reti molto importanti sono state realizzate da, alla rinfusa, da Triolo, Passannante, Pannozzo, Teseo e Marco De Falco. Quindi Marco De Falco ancora un altro assegno. Unico neo appunto l'espulsione del bomber Gaetano, Marco De Falco, che per proteste purtroppo ha finito la propria partita in anticipo, un arbitraggio che è sembrato poco all'altezza. In più di qualche occasione l'arbitro si è fatto sfuggire la gara di mano, ma comunque in ogni caso una partita che è stata molto positiva per la squadra del presidente Biasillo, che si prepara e vede molto vicina la possibilità di andare nelle Final Four dei playoff. Per quanto riguarda l'Atletico Scauli, discorso diverso: pareggio a Ciampino 1-1, squadra molto quotata il Real Ciampino, che già aveva fatto molta fatica nelle Final 8 di Coppa Lazio di Serie C1 contro la Virtus Scauli, che aveva perso 3-2 sole supplementari. Virtus Scauli che questa volta ha strappato il pareggio, quindi tutto aperto per quanto riguarda il discorso Final Four per l'Atletico Virtus Scauli di Mister Treia. Vedremo gli sviluppi per queste due squadre. Ritroveremo tra poco Carmine Napolitano per l'approfondimento relativo al girone B della Serie D. Prima però c'è il girone A e c'è Daniele Porcelli pronto con i risultati. Atletico Baezizza, calcio Sezze 3-7, Indominanzio, Flora 92-5-4, Latina Scalo batte Città di Latina Oratorio 3-2, Lele Nettuno, Atletico Rocca Massima 2-2, Parrocchia San Giuseppe, Polisportiva Stella 6-5, PR 2000 Aprilia, Città di Anzio 8-9, Real Latina, Eagles Aprilia 4-14, Real Podegora, Dilettanti Falasche 8-3. Innanzitutto Fabrizio, ti fa onore essere qui dopo una batosta del genere, ce la racconti un po'? Beh, c'è poco da dire, il risultato parla chiaro, come parla chiaro la classifica. Loro sono una terza forza del campionato, noi la penultima, quindi insomma... Cioè poi noi, l'unica cosa ecco che ci fa onore ai ragazzi che sono rimasti quest'anno in questa avventura è che siamo rimasti in 7. Cosa non è andato? Beh, prima cosa non è andata la serietà di alcune persone che ci hanno lasciato in 7. Seconda cosa, dovevamo portare a termine il campionato, quindi, e poi ripartire per l'anno prossimo. Diciamo queste 7-8 persone che siamo rimasti saranno chi vuole parte del progetto per l'anno prossimo. Però ecco, li ringrazio, continuo a ringraziarli ogni sabato quando vengono al campo, perché andare in giro per la provincia e prendere tanti gol non fa piacere a nessuno, insomma. Detto questo, ecco. Ci sono i presupposti comunque per guardare oltre, Fabrizio? Beh, innanzitutto, ecco, noi stiamo facendo una Serie D tra amici, quindi noi amici abbiamo portato a termine questo discorso. Per l'anno prossimo, diciamo che ci stiamo già muovendo, abbiamo contattato alcuni ragazzi, sperando che siano persone che non ci lasciano come quest'anno a metà campionato, e cercheremo di fare una squadra di 14-15 persone in modo tale che puoi fare gli allenamenti in tranquillità e allenarti e andare a giocare. Poi il campo è il miglior arbitro, diciamo, che il campo, certo. Decide il campo poi se vali o non vali. In molte partite ci siamo giocate a inizio campionato anche con le prime della classe,
abbiamo perso tutti quanti di un gol, quando c'era un gruppetto di 14-15 persone. E poi, ecco, continuiamo ad andarci a giocare le partite, ma non possiamo pretendere di andare a giocare contro corazzate come l'Hellas Nettuno, Eagles Aprilia o lo stesso Oratorio e in 7 persone. Ti manca proprio la forza, il fiato, le gambe, manca un po' tutto. Daniele? Fabrizio, allora, hai fatto un'analisi di questa stagione della tua squadra. Adesso io invece vorrei un po' porre l'attenzione, grazie alla regia che ci dà con il supporto della classifica, vorrei, diciamo, un po' pronosticare, no? Facciamo un po' i nostri pronostici. Lo sappiamo che ci siamo divertiti durante questa stagione tante volte, soprattutto io e te. E arriva l'ultima giornata di campionato, sappiamo tutti che prima dell'ultima giornata di campionato c'è un importante recupero tra la PR 2000 Aprilia e Atletico Rocca Massima. Rocca Massima che tu hai conosciuto e molte volte stuzzicandoci abbiamo detto che è una delle formazioni che veramente ci ha sorpreso. Il Rocca Massima si sa benissimo che va lì per ottenere l'intera posta in palio. Manca da assegnare questa benedetta, o meglio, da definire questa benedetta griglia, ricordando che dalla seconda alla quinta posizione parteciperanno alla Coppa Province. A tua detta, diciamo, io se vuoi ti posso anche aiutare con gli scontri della prossima settimana. Secondo te c'è qualcuno che ha un vantaggio e chi di conseguenza avrà delle difficoltà, quindi degli svantaggi per raggiungere quella benedetta posizione? Ricordiamo che possiamo rapidamente fare i conti. Il Real Podegora ormai è fuori da ogni discorso e se non va errato anche l'Atletico Bainzizza. Quindi questo benedetto posto tra Latina Scalo, Città di Latina e Atletico Rocca Massima. Fabrizio. Ah, Roberto, ci aiuta Roberto. Sicuramente dipenderà molto la griglia dal risultato tra Calcio Sezze e l'Hellas Nettuno, una partita che non ha molto da chiedere, però se l'Hellas riesce a prendere il punto, magari riesce a garantirsi una migliore posizione di partenza. Io credo che questo ormai è una bagarra tra Oratorio e Rocca Massima, dipenderà molto dal recupero di martedì con la PR 2000. In base a questo risultato poi gioca l'ultima. L'ultima non ricordo bene con chi gioca a Rocca Massima. Allora, Rocca Parrocchia. Massima avrà in casa la parrocchia San Giuseppe, Città di Latina se la vedrà contro la PR 2000, mentre, vabbè, l'hai già detto te, Calcio Sezze giocherà con il Lele Ma Nettuno. lo scontro diretto invece com'è andato? Il Rocca Massima, per esempio, ha dei vantaggi rispetto al Città di Latina perché, tra l'altro, nello scontro diretto ha avuto la meglio proprio a Rocca Massima, E battendo. invece alla cosa hanno pareggiato, E mi c'è stato sembra. un pareggio invece a Latina Scalo. E quindi diciamo che sulla carta dipende tutto dalla gara di domani sera, perché di mercoledì, quando è? Mercoledì, mercoledì Mercoledì sera. sera. E quindi se Rocca Massima va a vincere Aprilia, credo che sia accreditata per Strada passare, spianata, insomma. altrimenti penso che non ci sono problemi, insomma. Fabrizio, che ne pensi? Ma io penso la stessa cosa che dice Roberto. Diciamo che lo scontro di sabato nel derby tra il derby di Latina Scalo tra la Cimil del mio amico Graziano Paracino e contro l'altro mio amico Paolo Cristini dell'Oratorio abbia più o meno delineato che salvo bisogna sempre aspettare perché poi la palla Beh, rotonda, quindi certo. dobbiamo aspettare, ma se l'Atletico Rocca Massima vince contro l'Aprilia È rischia avvantaggiato. seriamente di andare a fare playoff, sì, di entrare a fare playoff. Sarebbe un ribaltone importante, È un ribaltone molto molto importante. Giocano Secondo bene comunque. me tutto dipenderà proprio l'ultima giornata deciderà proprio le carte in tavola. Scoprirà proprio le carte. Roberto, questo Bainzizza che si è fermato un po' sul più bello, sembrava in ascesa. Sembra in ascesa, ma doveva fare gli scontri diretti e come ben sappiamo in tutti i campionati sono gli scontri diretti che decidono la classifica e
e i posti di valore, quindi diciamo che hanno fatto un'ottima prestazione con Rocca Massina, che è finita solo diciamo con la differenza di un gol, una partita bellissima detta da entrambe le compagini, anche si sono complimentati a vicenda. E poi col Sezze, insomma, credo che sia una cosa abbastanza scontata quando vince, mi sembra che ha destato sensazione solo quando ha pareggiato o l'unica volta che ha perso, insomma, quindi mi sembra tutto nella norma, hanno fatto il campionato che dovevano fare, l'hanno giocato alla pari con tutti e quindi quello dovevano fare e quello hanno fatto. Riguardo invece a un'altra gara, Podgora-Falaschi, abbiamo anche le immagini realizzate da Gianfranco Marcello e poi Daniele Porcelli che ha confezionato il servizio. Daniele, che partita è stata? Ma è stata, non direi la classica partita di fine stagione. Real Podgora che sembrava come se dovesse ancora raggiungere l'obiettivo playoff. È partita un po' con il freno proprio tirato, anche perché l'1-2 di Lomartire per i dilettanti Falaschi li ha messi un po' in difficoltà. Poi ha cominciato a prendere un po' padronanza del campo, le Falaschi praticamente hanno ripiegato all'indietro, hanno avuto difficoltà, uscivano fuori sempre con più. Il caldo è sicuramente stato il protagonista maggiore, il primo caldo si è sentito tanto, le squadre hanno speso però poi nella parte finale come se andassero un po' a passeggiare in mezzo al rettangolo di gioco, nonostante che comunque avevano da onorare tutti questi minuti che rimanevano fino al triplice fischio finale. Real Podgora che peccato per lei, perché alla fine è stato penalizzante quello scorcio di stagione dove in casa ha continuato praticamente a raccogliere solo ed esclusivamente sconfitte, a cominciare dal match clou con il Sezze. Da lì un po' la squadra ha perso terreno, ha perso contatto con la parte alta della classifica e quindi alla fine non riuscire a mantenere un trend positivo che l'aveva fatta stazionare nella parte alta sempre della classifica. Purtroppo si sa, quando si perde terreno poi rincorrere diventa difficile, soprattutto se da dietro cominciano ad avanzare le squadre che praticamente non si fermano. Aveva i presupposti, c'erano anche le possibilità per poter andare, però ripeto, quando cominci a perdere contatto poi non è una cosa facile recuperare tutto quanto così in fretta. Fabrizio, tu che questo campionato lo conosci a memoria, un tuo commento sui responsi, ormai ci siamo, insomma, la squadra che ti ha convinto di più, se questo Sezze per esempio ti aspettavi una marcia trionfale simile? Sì, erano i vincitori annunciati per mezzi tecnici e superiori a tutti. Ormai la Serie D sono più di qualche anno che c'è la corazzata e poi tante belle squadre che giocano bene, che hanno qualcosa in più delle altre, ma c'è sempre questo squadrone, sono ormai 4-5 anni che funziona così. È una delusione? Il Sezze era una di quelle. È una delusione invece? No, delusioni non. Quando c'è il Sezze o comunque la squadra che è la corazzata non puoi dire delusioni, tutto il resto delle squadre hanno lottato per quello che gli puoi. È un campionato a parte, dopo diventa un campionato a parte, quindi penso che i valori, perché l'Arena Nettuno è un'ottima squadra, gioca benissimo, il mister li fa giocare bene. La delusione del campionato forse siamo stati proprio noi, perché eravamo partiti, anche noi avevamo qualche nome a inizio campionato e poi siamo persi un po' per strada. Per quanto ti riguarda, hai fatto un po' un percorso inverso, no? Di solito dal campo si passa alla panchina, tu hai avuto esperienze alla guida di una squadra e adesso sei tornato a giocare a tutti gli effetti come capitano. Come hai vissuto questo percorso? Quando facevo parte di questa squadra a inizio campionato, perché gli amici che giocavano lì mi avevano chiamato, vieni, ci divertiamo, facciamo.
E sono andato lì. Poi è successo che è stato mandato via l'allenatore, è stato preso l'allenatore dei portieri, quali io ero molto legato, e mi ha chiesto di dargli una mano in campo. Solo che era tanto, 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 tanto tempo che non giocavo, non avevo i minuti, quindi 3 minuti, 5 minuti, 7 minuti. Però non potevo dirgli di no, non mi potevo tirare indietro, quindi ecco, da che era partito un gioco, quest'anno mi sono trovato proprio a giocare. E tra l'altro Però credo che sabato siamo ti divertiti. sei divertito. Tra l'altro sabato incontri il tuo ex collega, no? Sì, Matteo, che saluto. E sabato ci facciamo l'ultima partita. Il destino ha voluto farci fare questa ultima partita contro, da avversari, mai da nemici, quindi speriamo che sia un bel sabato di sport. Staremo a vedere. Daniele? E invece a Fabrizio adesso qualche nemico glielo voglio far fare, ma così si scherza naturalmente. Già la settimana scorsa l'abbiamo cominciato a fare tra di noi. Roberto quest'oggi tra l'altro ci ha svelato, anzi vi ha svelato la data e le date presumibilmente che si farà questo Mondo Futsal Day. Con Roberto noi ci siamo già sentiti, lo faremo anche nel corso delle prossime settimane. Qualche nome lo vogliamo anche sentire da Fabrizio, tra i portieri che ti hanno veramente entusiasmato, che ti hanno messo Vai, particolare nomination secche, così, attenzione, qualche botta e risposta. nomination. Portiere e Lele Nettuno, lo grasso, impressionante, mi impressiona veramente tanto. Tre ne puoi Ne fare, puoi anche fare tre, insomma, non è, noi ne abbiamo fatte tre, ne dai. abbiamo No, fatte. mi fermo a uno perché lui veramente, cioè, in quanto la categoria ha tanti buoni giocatori, quindi diciamo il livello è quello. Lui è stato veramente la sorpresa, non lo conoscevo io, è stato impressionante. Ricordiamo che tra l'altro è il primo anno poi, tra Sì, l'altro, che lo è il Grasso primo gioca. Per anno, è una cosa. Beh, quanto riguarda gli altri ruoli? c'è il capocannoniere, il ragazzo che gioca con l'Indomita Anzio, anche se lui, vabbè, è stata anche lui una sorpresa, insomma. E poi, vabbè, Guirino Marconi. Quella è una costante, insomma. Quirino Marconi io l'ho sempre definito sposto la palla e faccio gol, perché lui giocando dietro sposta la palla, poi c'ha quel missile. Ma infatti parla anche la classifica della sua squadra. Eh sì, in effetti sì. Roberto, insomma, le nomination iniziano a prendere forma, no? Beh sì, poi alla lunga credo che gli addetti ai lavori, comunque tutte le squadre che hanno partecipato, le idee poi si diventano un po' di comune conduttore, nel senso che i nomi poi che usciranno fuori da questi sondaggi sicuramente saranno i nomi dei più noti e quindi tutti quelli che stiamo dicendo, come noterai anche tu, alla fine è un ripetersi sempre dei soliti noti, diciamo così. Ah sì, però le sorprese non sono escluse, vero? Perché comunque anche in passato il Mondo Futsal Day ha riservato dei bei nomi. Sì, però ecco, diciamo che una volta selezionati quelli che più o meno sono considerati un po' da tutti, quelli che hanno disputato una stagione sopra le righe, poi alla fine ecco, si richiude in quel gruppo di giocatori, quelli che poi andranno a vincere il titolo del premio del Mondo Futsal. Perfetto, premio del Mondo Futsal che vedrà in prima linea anche gli amici della redazione del Sud Pontino, ai quali affidiamo l'approfondimento relativo al girone B della Serie D. Linea alla regia. Eccoci pronti per parlare di Serie D, come al solito menù molto ricco con le solite 16 squadre impegnate appunto in questo campionato, ricordiamo sempre Girone B Latina. E un campionato che vede ancora una volta le due squadre di Minturno protagoniste, AS di Minturno e Città di Minturno Marina, che fino all'ultima giornata si contenderanno il campionato perché restano tre le lunghezze di distacco tra queste due squadre. Con il Minturno allenato da mister Andrea Cardillo che conserva un vantaggio importante, ma che ancora non gli ha permesso di festeggiare la vittoria del titolo, visto che manca ancora una giornata e alla squadra del presidente Di Ciaccio serve ancora un punto per appunto festeggiare questo campionato
abbastanza dominato, ma con un cittadino intorno Marina che non ha mai mollato e che ci crede fino alla fine, dopo che lo scontro diretto è stato vinto 8-1 proprio dagli uomini di Minutolo, che quindi hanno dimostrato di non mollare. Il particolare non è da sottovalutare, perché il cittadino Minturno Marina sia all'andata che al ritorno ha battuto il Minturno, anche se poi in classifica ha perso altri punti per strada e non è mai riuscito a staccare, a sorpassare, a staccare il Minturno. Per un periodo la squadra di Minutolo è stata in vantaggio, è stata al primo posto, ma nel computo totale delle giornate sono state più quelle che la squadra di Andrea Cardillo è stata insomma capolista. Quindi per ora sembra che possa essere dei gialloblu questo risultato, ma i neri di Mister Minutolo non mollano, perché c'è ancora una giornata, sperano in un piccolo regalo tra virgolette dell'Antonio Palluzzi, che a sua volta è impegnato nell'importante lotta playoff. Per ora è ancora tutto aperto per la vittoria del campionato, quando mancano soltanto 60 minuti al termine. Molto accesa anche la lotta in ottica terzo posto, con l'Old Ranch che posticipa il proprio match domani sera, non ha giocato sabato contro lo Sporting Terracina. Old Ranch bisognoso di una vittoria per arrivare al terzo posto, per giocare così i playoff sul proprio campo, particolare non trascurabile, sarebbe molto importante per la squadra di Mister Cantarano. Visfondi che al quarto posto spera in uno Sporting Terracina che possa fare uno sgambetto all'Old Ranch, perché può ancora arrivare al terzo posto la squadra di Mister Padula. Molto accesa la lotta per il quinto posto, abbiamo già nominato Antonio Palluzzi e Sporting Terracina che sono coinvolti in questa lotta, ma c'è anche il Real Terracina che insieme all'Olympus Sporting Club Minturno appare come una delle due, appaiono come le due favorite per il quinto posto, anche se poi le altre due squadre che abbiamo nominate prima non sono ancora tagliate fuori. Certo è che questa lotta per il quinto posto terrà tutti col fiato sospeso fino alla fine. Ricordiamo che il quinto posto è l'ultima piazza disponibile per arrivare ai playoff. In coda sconfitta per l'Atletico Sperlonga appunto contro il Minturno Marina con il punteggio di 8-4, primo tempo però molto equilibrato, poi nel secondo tempo la squadra di Minutolo è riuscita a fare la differenza, e anche sconfitta del Palavagnoli Idri che sul proprio campo perde 4-3 contro il Gaeta, che ci tiene comunque a finire bene questo campionato. L'appuntamento con Mondo Futsal Sud Pontino è per la settimana prossima, dove ci saranno i bilanci di fine stagione anche per quanto riguarda questo campionato, quello di Serie B. E con la panoramica sul girone B siamo giunti alla conclusione di questa nuova puntata di Mondo Futsal. Ci apprestiamo dunque a vivere il gran finale di questa stagione la settimana prossima, l'ultima puntata di Mondo Futsal, e poi, come anticipato nel corso di questa puntata, il gran finale legato al Mondo Futsal Day, che ricordiamo si svolgerà all'interno della splendida location dell'ex Rossi Sud, per intenderci l'Expo Latina. Siamo giunti al momento dei saluti, iniziamo da Daniele Porcelli, che deve anche ricordarci come restare collegati a Mondo Futsal. www.mondofutsal.net oppure www.youtube.com/mondofutsalTV. A me non mi rimane altro che salutarvi. Buona serata. Grazie Daniele, grazie a Fabrizio Criscuoli alias Caniggia. Grazie a voi, buona serata. Ovviamente avremo modo anche con te di tenerci a contatto sui prossimi sviluppi della realtà Real Latina e non solo, e poi Roberto Martin. Buonanotte e buonanotte a tutti. Benissimo, allora grazie ancora per averci seguito e appuntamento alla settimana prossima per l'ultima puntata di Mondo Futsal. Grazie e buonanotte.